Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio Salvati, il vostro consulente e-commerce che vi parla dalla Speedy Brain, vostro consulente e-commerce a 360 gradi, specializzato soprattutto sul mondo Amazon, che vi può veramente aiutare a digitalizzare la vostra impresa, a vendere prodotti nel mondo tramite i business plans di Amazon, ma non solo. Quindi mi raccomando ragazzi, qui ci sono tutti i miei contatti, info@speedybrand.it, il mio numero WhatsApp se mi volete contattare. Faccio tutto io ragazzi, non delego a nessuno, sono qui in Italia, sono conosciuto per la mia concretezza e professionalità. Ho un background nelle multinazionali americane dove c'ho il business controller manager e dove aiutavo le multinazionali a marginare, a vendere i propri prodotti. E quindi insomma ho un'esperienza ormai trentennale con gli ultimi 5-6 anni specializzati proprio sull'e-commerce. Quindi potete affidarvi ciecamente sui miei servizi e consulenze. Qui avete, ripeto, tutti i numeri, contattatemi soprattutto su WhatsApp se volete delle risposte immediate. Allora, voglio cominciare a parlare di case study, cioè voglio farvi vedere alcuni miei clienti che risultati hanno raggiunto partendo da zero. Nella fattispecie voglio far vedere qui un cliente che sto seguendo ormai da 8 mesi, che vende da diciamo circa 6 mesi. In realtà lo sto seguendo da un po' di più, diciamo 9-10 mesi, però c'è stata un'interruzione per quanto poi riguarda diciamo il tempo dell'ordine e quant'altro. E dopo 6 mesi stiamo raggiungendo dei risultati egregi. Abbiamo 7 prodotti in vendita. Come vedete, 58.790 euro con 7 prodotti in un mese, negli ultimi 30 giorni, con un incremento maggiore del 20% rispetto al mese precedente, grazie alle campagne PPC che stiamo facendo ad Agos, inferiore al margine, importantissimo ragazzi. Quindi 58.790. Stiamo facendo circa 8.000, mediamente 8.000 euro a prodotto, anche se poi in realtà ci sono dei prodotti che stanno fatturando di più, altri che stanno fatturando di meno. E abbiamo un mix prodotti molto interessante. L'80% dei prodotti, ragazzi, è italiano, il 20% europeo. Non vi posso ovviamente svelare di cosa si tratta, la nicchia e quant'altro. Vi posso dire appunto che comunque è un cliente che ha investito circa 35-40 mila euro per iniziare con questi 7 prodotti. E ne sono peraltro, rispetto a questo investimento, abbiamo risparmiato dei soldi perché siamo riusciti a ottimizzare molto i tempi di riordino, quindi a rientrare in parte delle cifre. Abbiamo avuto comunque i prodotti sono molto piaciuti, abbiamo fatto un'analisi fatta molto molto bene, un'analisi di mercato in cui abbiamo veramente trovato diciamo delle opportunità di guadagno veramente veramente soddisfacenti in un settore che sta crescendo tantissimo ragazzi, tantissimo. Ovviamente se volete essere aiutati a investire da zero in determinati settori, io oramai conosco tutti i settori che stanno crescendo di più, quindi vi posso aiutare a investire in quei settori. Soprattutto possiamo svilupparli volendo anche con prodotti italianissimi. Insomma, ci sono veramente delle opportunità d'oro e con margini di guadagno superiori, abbondantemente superiori anche al 30%, ok? Vi spiego un po' la strategia, cioè la strategia, innanzitutto il lancio Speedy Brand dinamico che fatto subito all'inizio è devastante, ragazzi, perché riusciamo a posizionarci organicamente su tutte le maggiori keyword del prodotto in una maniera velocissima, dando pochi giveaway. Vi dico sinceramente che abbiamo dato tra i 15 e i 20 giveaway a prodotto. E ci siamo posizionati immediatamente su almeno la metà dei prodotti,
abbiamo iniziato a vendere organicamente senza recensioni. Sugli altri c'è voluta qualche recensione iniziale, ma nulla di che. Siamo in nicchie a medio volume, quindi stiamo veramente, scusate ragazzi, vedete arrivano telefonate di lavoro mentre che sto parlando, però fa parte diciamo del lavoro, e stiamo veramente andando molto molto forte. Vi porto questa testimonianza proprio perché è una delle migliori startup che ho fatto diciamo tra il 2021 e l'inizio del 2022. È una startup veramente di successo. Qual è il segreto, ragazzi? Allora, il segreto è innanzitutto avere persone che ti seguono sui tuoi ragionamenti e soprattutto capiscono che stiamo facendo un'attività imprenditoriale e quindi dobbiamo trattare questa cosa proprio come un business vero e proprio, come se noi facessimo una startup di un'azienda. Purtroppo molte persone pensano, noi diciamo a Roma, fare le nozze con i fichi secchi, cioè investire 5.000 euro e fatturare 30.000 euro al mese. Queste, ragazze, purtroppo sono cose impossibili da ottenere. E soprattutto, ragazzi, noi operiamo esclusivamente in private label, cioè quindi andandoci a costruire un marchio, a registrare il marchio fondamentale e parallelamente a finanziare delle campagne di marketing esterne ad Amazon, spendendo peraltro anche molto molto poco, utilizzando un po' di tecniche miste, un po' di influencer marketing, un po' di ads, utilizzo molto di gruppi specifici dove andare a lasciare alcuni messaggi importanti per colpire, insomma strategie molto molto interessanti. Però devo dire che l'80% del volume, ragazzi, come al solito proviene da Amazon. Che cosa vuole fare il cliente? Quanto vuole investire? Allora, innanzitutto quella cifra che vi ho detto, intorno ai 35.000 euro, è una cifra iniziale, però già abbiamo raggiunto, ragazzi, dei risultati notevoli, perché diciamo su un 58.000, diciamo, noi prevediamo di arrivare a 60.000 al mese, con un margine al netto di tutto intorno al 20%, già saremo soddisfatti. Attualmente stiamo intorno al 23%, ovviamente stiamo pure sopra le più rose aspettative, quindi stiamo parlando di 12.000 euro lordi al mese. Le spese, io ovviamente 12.000 euro lordi al netto delle spese dirette, ok? Quindi al netto di PPC, costo del prodotto, costi direttamente imputabili alla vendita dei prodotti, quindi commissioni di Amazon e tutto il resto. Cosa rimane fuori? Rimangono fuori essenzialmente le spese del commercialista e le spese diciamo indirette, quindi quelle proprio di amministrative e di gestione del business, ok? E che comunque sono, ragazzi, bassissime, perché essendo prodotti italiani e europei noi spediamo periodicamente nei magazzini, quindi non abbiamo neanche bisogno di un magazzino tampone dove poter mettere diciamo la merce, la spediamo alla bisogna. Quindi è importantissimo, ragazzi, fare degli accordi con i fornitori in tal senso, perché molto spesso i fornitori, se tu gli garantisci degli acquisti periodici, ti garantiscono che anche un'eventuale sovrapproduzione che comporta uno stoccaggio presso i loro magazzini, se ovviamente questo stoccaggio è limitato, questa sovrapproduzione la gestiamo dai magazzini del fornitore, quindi non ci dobbiamo creare dei magazzini tamponi nostri e andare ad aumentare le spese per gli affitti dei magazzini e quant'altro. Quindi detto questo, ragazzi, è veramente interessante, perché insomma 12.000 euro netti, ci dobbiamo togliere ovviamente i costi amministrativi di gestione di una SRL che è stata costituita ad hoc, quindi ovviamente ci sono un po' di spese dell'amministratore, un po' di ovviamente contributi IMSS, le tasse ovviamente,
Però ecco, con il piano di investimento, il cliente vuole arrivare a entro fine del 2022 a 20 prodotti. Ecco, mi sono dimenticato di dire che stiamo vendendo esclusivamente sul mercato italiano e entro fine anno, l'obiettivo è arrivare a 20 prodotti venduti almeno. Il 50% di questi prodotti venduti almeno su tre mercati extra italiani, quindi pensiamo a Germania, Francia e Spagna essenzialmente, poi vediamo un attimo, ok? Quindi che cosa è stato importante fare, ragazzi? Innanzitutto gli accordi con i fornitori essenziali, due, un'analisi di mercato a livello europeo, analisi delle keyword, analisi delle nicchie, analisi delle potenzialità di questi prodotti. Fondamentale, ragazzi, se non sapete fare analisi di mercato, rischiate veramente di fare dei grandissimi danni. Quindi io su questo, ragazzi, posso aiutarvi a trovare i prodotti giusti, in base ovviamente ai soldi che voi volete investire, perché non vi potete mettere su nicchie, nella quale magari ci sono ordini di 1.000 pezzi al mese, se poi non avete i soldi per finanziare il magazzino che vi serve per vendere 1.000 pezzi al mese. Quindi tutto deve essere parametrato in base all'investimento. Quindi prima parliamo di investimento, simuliamo in un business plan quale potrebbe essere il prezzo di rifornimento del vostro prodotto, il prezzo di vendita finale, anche in base all'analisi di mercato, perché è inutile andare a vendere a prezzi superiori al mercato perché poi il prodotto non riesce a vendere. Non vi nascondo che è anche possibile vendere a prezzi superiori al mercato, ma dobbiamo fare una comunicazione marketing che va a alterare la percezione della qualità del prodotto. Non bastano solo le foto di Amazon e qualcosa messo in descrizione in cui dite che il vostro prodotto è migliore. Quindi ci sono tutta una serie di steps da seguire, anche su questo posso aiutarvi. Ovviamente io non sono specializzato sul marketing, ne capisco, ma non sono specializzato e mi concentro sulla parte tecnica di Amazon, ma poi vi posso guidare a 360 gradi sulla pagina, sullo sviluppo delle pagine sui social, sullo sviluppo della pagina internet, il sito internet, sui funnel. Sulle ads, vi posso guidare ovviamente su tutto, anche avvalendoci di consulenti specializzati solo su quello che lavorano con me, sono tutte persone di fiducia. Vi posso aiutare anche sul comparto grafico, ovviamente. Quindi, ragazzi, contattatemi info@speedybrain.it, WhatsApp, ripeto, sono in Italia, conosco la burocrazia italiana, vi posso veramente aiutare perché sono qui a combattere insieme a voi in questo paese che veramente dà pochissime opportunità. Quindi io mi rivolgo soprattutto alle aziende e a coloro che hanno un capitale sufficiente per investire e che vogliono raggiungere appunto, ragazzi, questi risultati eclatanti, ok? Come vedete è possibile, non mi sto inventando, questa è una dashboard, cioè, poi per carità, ragazzi, potete pensare che è falsificata, quello che vi pare, insomma, fate voi, ok? Io mi contraddistingo sempre per la serietà con cui vi faccio vedere le cose, e difficilmente vi faccio vedere cose che poi non sono vere perché mi si ritorcerebbe contro. Vi assicuro, ragazzi, che se avete un buon budget, avete il mindset corretto e soprattutto se avete degli accordi già con dei fornitori e già avete questi accordi con dei prezzi di favore, ragazzi, per voi è facilissimo andare a vendere su Amazon. Peraltro a costi ridicoli, quindi se già siete un negozio che sta soffrendo, avete degli accordi commerciali, avete la possibilità di farvi le vostre linee in private label. Ragazzi, io non lavoro in retail perché i margini sono bassissimi. Lo so che vi fanno vedere 200.000 euro al mese in retail, sì, però poi dovete andare a vedere i margini, il lavoro che c'è dietro, ragazzi. Col private label si lavora a regime un'ora al giorno. Col retail non si lavora un'ora al giorno, devi stare sempre lì a combattere. Poi vabbè, lì poi magari potremmo parlarne a voce di questo qui. Se volete, ripeto, ottenere gli stessi risultati, pensate di avere un capitale sufficiente, parliamone, scrivetemi. I margini ve l'ho detti, stiamo a circa il 22% margine lordo, mancano solo i costi indiretti. Però insomma, risultati interessantissimi, anche se alla fine questo cliente rimane con
10.000 euro al mese, quindi parliamo di attualmente con questi 7 prodotti a 120.000, levate le tasse, con un SR ragazzi è facile di abbassare il carico fiscale. Capite che stiamo parlando di cifre interessantissime, che in questo momento molti negozi, ma anche molti lavoratori dipendenti si sognano. Quindi con investimenti relativamente bassi si riescono a raggiungere comunque delle cifre interessantissime. Quindi se siete interessati, ragazzi, questi sono i miei contatti. Chiamatemi, ne parliamo, ripeto, rispondo io, faccio tutto io direttamente, non delego a nessuno. Che se voi comprate un servizio da chi ha un'esperienza trentennale come la mia, voi volete quel tipo di servizio e vi do quel servizio specifico che vi ho promesso. Molti mi dicono, però aiutami a vendere con costi bassi. Non esiste, ragazzi, no, è inutile che mi chiedete consulenza a 50 euro l'ora, non posso, ok? Le mie consulenze costano molto di più. Non moltissimo, ma molto di più, perché semplicemente se io devo vendere un'ora di consulenza a 50 euro quando qualcun altro me la paga a 150, sarei un folle a vendervi a 50 euro la mia consulenza. Dato che io lavoro per scelta massimo 8 ore al giorno, quando ho coperto queste 8 ore, sinceramente io lavoro di meno, ok? Perché comunque mi accontento di lavorare di meno e aumentare il livello di qualità della mia vita. Però quando ho coperto queste 8 ore, ragazzi, basta. Cioè, quindi io cerco di chiudere le caselline fatturando più o meno una cifra che ritengo sia diciamo sufficiente per farmi lavorare 4-5 ore al giorno e vivere comunque bene, ok? Se volete, io ho anche i corsi, ve li regalo, i corsi Amazon FBA, ve li regalo a fronte dell'acquisto di ore di consulenza. Quindi fate il vostro percorso dalla A alla Z, parliamo al telefono, fondamentale ragazzi, ci mettiamo al telefono, Fabrizio, che cosa ne pensi? Io ho questi soldi, io ho questo negozio, io ho i contatti per questa linea di prodotto, facciamo il business plan insieme, ci facciamo quella mezz'oretta iniziale gratuita, una chiacchierata. Vediamo, intanto io ragazzi ci metto poco a capire se il vostro business case funziona o no. Se funziona, ci mettiamo d'accordo su un pacchetto di ore di consulenza. Vi regalo il corso, quello completo che vendevo 800 euro di Amazon FBA. Facciamo il percorso insieme dalla A alla Z o ci fermiamo a metà. Decidete tutto voi ragazzi. Nell'ambito di queste consulenze portiamo avanti gli obiettivi che ci siamo preposti. E basta ragazzi, arrivate a risultati del genere che vi ho fatto vedere, siamo tutti soddisfatti, io ho guadagnato, voi avete guadagnato, poi c'è chi che continua a dire, vabbè però Fabrizio continua a gestirmi tu l'account, possiamo pure accordarci su quello, ovviamente su account come questi, dove ovviamente io prendendo una certa, perché mi contattano pure, scusate, mi si è chiuso il telefono, mi contattano persone che fatturano 2.000 euro al mese con un prodotto e mi dicono Fabrizio, ma tu lo fai l'account gestito? Ma io l'account gestito, ragazzi, su 2.000 euro al mese, capite che ci guadagno? Per me sarebbe impossibile. Mentre su account del genere, scusate, mi si è tolta su account del genere, ragazzi, da 58, 59, 60.000, soprattutto gli account che seguo io, so quali sono le potenzialità, accetto di lavorare anche a percentuale, pur chiedendo comunque una quota fissa fino a certi livelli di fatturato, poi questa quota fissa ve la levo perché se io mi prendo il 10% del fatturato, su 58.000 euro sono 5.800 euro, quindi per me conviene lavorare su quell'account. Se mi dite 2.000 euro, ragazzi, ma intendi espandere l'account? No, non ho i soldi, e io 2.000 euro, ragazzi, quanto vi devo chiedere? Non soddisfa voi, non soddisfa me, quindi sarebbe, diciamo, solo una perdita di tempo. È ovvio che ve lo posso gestire, però chiedendomi una quota fissa, però vi diventa proprio antieconomico, ok? Se non avete 5-10 prodotti, anche se state all'inizio ve lo posso gestire, però dovete avere 5-10 prodotti, vi chiedo una quota fissa mensile finché non raggiungiamo un certo fatturato e da lì in poi mi prendo solo la parte variabile, ok? Quindi contattatemi ragazzi, info@speedybrand.it,
o al numero che vedete qui WhatsApp. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, power, ciao!